Non meritava comunque. E quindi adesso che è rimasto vivo? Solo Salim. Se contiamo che Rachel è proprio ufficialmente morta, anche se non penso sia morta in ogni caso, perché di solito comunque c'è la scena, vedi? Non è morta. E comunque la scena è in dettaglio. No, aspetta, che questo è Jason però. Ah, questo è Jason. Però può essere che si è infettato. Non si scherza con i Marine. Capito, eh? Salim, ore 1:20, profondità 370 piedi. Può essere che sia infettata, però vabbè, comunque si conta come morta. Magari si salva e c'è un tipo, si prende un po' di tachipirina e le passa, uno che ne Non sa. so cosa fare. Affronto. È quello, è quell'amico tuo. Vengo in pace. Chi è un alieno? Vengo in Non pace. ti muovere, cazzo. Sei solo? Altri superstiti? È successo in fretta. Siamo solo io e te. Solo io e te, eh? Una vera fortuna. Vattene. Ma vattene, lo dice a Dico lui. bene. Puoi andare. Cercherò di non calpestare il tuo cadavere. Perché si sente così Dovrei male sentirmi più al all'improvviso? sicuro con te e il tuo manico di scopa. Penso perché è tipo una situazione in Dovrei tipo in ammazzarti tontino. all'istante per principio. Non usciresti vivo da qui senza me. Vabbè, amici no, ma alleati sì. Anche se non siamo amici, possiamo essere alleati. E dipende dalle situazioni. Mi sembra un compromesso accettabile. Salim, dai. Vabbè, quindi sono rimasti solo loro due. No, c'è anche Nick. Nick è vivo. No, Nick è stato preso da quel vampiro. Sì, però ti ho detto comunque. Il gioco ti fa proprio delle scene precise di quando uno muore. Non ti lascia quella cosa così, è morto. Se mi viene il sospetto che tu mi voglia No, ostacolare, vabbè, io farai no, come in ti realtà. dico. Vabbè, però Ti se uno non ammazzo in si. un Cioè, questi comunque secondo. sono nemici, quindi ci sta e tu non ti Uccido fidi proprio. vampiri. Secondo te ho paura di un soldato? Ah, questo già ha segnato tipo sul curriculum Mi ammazza sembra bambini. l'opzione Salim. migliore. Ah. Se uno regge la porta, l'altro può passare sotto. Sì. Poi può essere pure che ci sta, perché questi sono tipo, per quanto ovviamente erano di nazioni diverse, simboleggiano un po' i due dell'inizio, no? Che erano nemici Sì. e si sono alleati. Cazzo, aspetti. Scusami. E mantieni. Che l'ha lasciata? Vabbè, quello pesa. Dovevano alternarsi, scusa. Tu che dici? È bloccata. Devo trovare un altro Vabbè, vai ingresso. per la tua strada allora. Addio, Salim. Forse c'è un passaggio, ma devo aprirlo da questo lato. Fai presto, i demoni saranno ovunque. Poi per simulare un po' tipo l'eco della Secondo te grotta con chi abbiamo a si che fare? deformano le voci. Allora, argomento, va. Eh sì. Possiamo parlare d'altro, per favore? Visto che siamo incastrati. D'accordo. Di cosa? Parlami della tua città. Casa. Da dove inizio? Zero soldi, né lavoro o futuro. Vabbè, qualcosa di Ragazzini un che po' si uccidono più per pochi spiccioli. simpatico. Questo Conti mica vive in chi Italia, tutti i dice. poveri, ecco com'è. Scusa. Per me almeno. Sta diventando così in tutto il mondo. Appunto. Tutto Infatti, sommato mi per come ha riesce bene fuori che in questo buco descritto. infernale. Penso anch'io. Vai, tira su. Ma ora se non ce lo fai si schiatta, eh? Vai, vai! Non ce la faccio!
Mi hai quasi ucciso. Sei lento, che vuoi? Quasi. Questo è pesante, questa porta. Più che altro questo teneva questa mazza. Potevo usare come leva per facilitarsi il compito. Invece di farla a mano. Guarda, una mucca assassina. Tavoletta rituale. Vai. Ma sempre illeggibile. Illeggibile, illeggibile, morta. Sono rimasto con lei fino agli ultimi istanti chiedendole perdono. Illeggibile luogo dimenticato da Dio per aver anteposto la vanità all'amore. Quando l'illeggibile è la fine di tutto, ho capito che è illeggibile. Illeggibile mi ha fatto giurare di seppellire per sempre questo posto. Ore 21. È accaduto qualcosa di empio. Mentre sedevo accanto a mia moglie, ho scorto un oggetto stretto tra le sue dita, la spilla di Lady Breccio. Doveva avergliela strappata quando l'ha assalita. Esaminandola, ho notato che somigliava a una delle creature esumate dai mozzoli. Erano questi demoni di cui parlava Mary. Lady Breccio sapeva da subito cosa avremmo trovato. Ah, si infame, veramente. Il cadavere di Mary. No, vabbè, quella aveva recuperato quell'oggetto da quegli scavi. Aspetta, era una creatura disumana. Mi è balzata contro. E solo le sbarre della cella mi hanno risparmiato dalla sua furia. Vabbè, la moglie di questo che si era infettata. Tu mi sembri uno con la testa sulle spalle. Quindi spiegami. Perché diavolo ti sei arruolato con Saddam? Per noi non c'era scelta. Prova la strada piuttosto. Vai di qua, oltre questa luce. La cosa un po' fastidiosa, ci sono diversi muri invisibili. E tipo lui c'è questo scalino, non lo scende. Forte di lui. Che significano i simboli sul tuo cappello? L'11. È un cappello. Che ti importa? Cercavo mi importa, solo infatti. Una conversazione, amico. Ficcatelo bene in testa. Non siamo amici. Vabbè. Non ho problemi con te. Allora dovresti guardare il telegiornale. Senti. Un tempo un uomo costruì casa sua sulla riva del fiume. Quando il fiume esondava si allagava tutto. Quando il fiume era in secca non c'era acqua e l'uomo aveva sete. Ogni volta gli insetti, ecco, mordevano l'uomo. Ma ogni sera diceva alla moglie: abbiamo tutto il pesce del mondo. Avete voluto voi la guerra, Jason? Sai, parli troppo per i miei gusti. Dai, apri, apri. No, ancora. Asuzzu. Che mi hai lasciato aprire questa porta? Vabbè, però sei giustificato. Vai, vai, prendere. Aperta il pasuzzu per te. Occhio Salim. Ah, ci salvi, gentile. Ah, il famoso palo. Questo è il palo antipasuzzi. Funziona sempre. Ah, ci è mancato poco.
Certo, infatti lui è stato scemo e l'ha infilato così tanto, veramente lo prendeva. Io dico di levarci dalle palle. Diciamo che veramente sembra che sono rimasti solo loro due. Però d'altra parte sembra pure che sta finendo. Perciò. Però dovremmo stare ancora all'atto 2 se non sbaglio. Sì, sì. Andiamoci intorno. Vabbè, ho qua. Basta, vai. A me sembra un'infermeria. Questa può servire. Se vuoi portarti dietro un candelotto di 60 anni fa, accomodati. Capirai, stanno col generatore di 70 anni fa con tanto di benzina. Le armi chimiche sono vicine, vero? Quando inizia? Un'altra cosa illeggibile. Vediamo, vediamo. Vuoi sentire una barzelletta? Aspetta, no. L'accampamento in rivolta, sono scomparsi dei lavoratori. Lady Bradshaw illeggibile. Ma posso intuirlo, brama lo stesso destino che è illeggibile. Vuole essere illeggibile. 1 gennaio 1947, ore 1. Il sabotatore ha colpito ancora. Ci ha chiusi qui. Intrappolati con una di quelle creature. Tutto intorno si levano grida dall'oscurità. Crow ha preparato la mitragliatrice puntata alle catacombe. Mary lo diceva. Non si può combattere qualcosa che non vive. Non rimane che una soluzione. Radere al suolo l'intero tempio, anche a costo di finire schiacciati dalle macerie. Non devono uscire da qui. Dio. Permesso? Permesso? Postati. È bloccato Jason. No, no, Jason, dai, devo... Se vai indietro. Dai. No. No, speriamo se ne va. Postati, dai. Vabbè. Prova a puntare il bastone contro con L1. Via. Va, si gratta le ascelle, vai. Schifo, spostati. Dai, che palle, sei bagato. Ah. Buonanotte, Vivi. Buonanotte. A domani se ci sei. Vabbè, questo è un bug stupidissimo, però. E quindi non si può andare più avanti. Vabbè, adesso si deve resettare. A meno che non si sposta, dovrebbe resettare. Vedere che succede. Vabbè. No, vabbè, penso che visto che si è buggato a questo punto, penso che chiudiamo adesso. No, dobbiamo comunque riavviare la partita, quindi chiudendo il gioco. Sì. E dai, ma sembri un palo così, levati, oh. Spostati. Spostati. Non guardare le mosche in aria, devi spostare. Dai, no, non è giusto. Ma perché? Oh, ma che fai? Scemo, va. Vabbè, si è buggato pesante, non c'è modo, perché poi lui non... Non è che puoi fare salti, sprint, dai una spinta e cosa. Vabbè, possiamo manco colpirlo con sto palo. Gratta, gratta, va. Gratta di le palle. Niente, non si può fare nulla, si deve solo resettare. Perché, vabbè, ovviamente il bug te lo salviamo. Però nulla, non c'è modo di smuoverlo. Jason si è pietrificato davanti alla porta della cella. E non ci riesce nemmeno a percepire. Vabbè, questo è l'effetto, diciamo, dei giochi da Day One. Sì. Trovi un bug del genere e basta. Ma
Cioè, non vorrei però della disgrazia che il gioco salva quando prendi il collezionabile. Se... Quindi si è salvato proprio nel momento in cui abbiamo preso il collezionabile, capace che questo sta palo sempre qui. Vabbè, in pratica ora dobbiamo Dobbiamo fare. fare tutti i giochi da capo, dai, ma è una cosa inaccettabile. Mamma mia, oh. Il Abbiamo visto. collezionabile ci attira, ma il bug ci ferma. Questo è il collezionabile. Vabbè, lasciamo perdere. Però quello sta lontano, ma che si è impanato? Oggi sei imparato di nuovo qua. È strano, non si muove proprio. Jason, non dirmi che ti sei imparato di nuovo. Vabbè, comunque andiamo, dai. Apri la porta e proseguiamo. Caverne. Qualunque cosa ci sia, gli esploratori ci hanno anticipati. Aspetta un attimo. Che vuoi fare? Pensi siano sopravvissuti? Speri ancora. Possiamo solo sperare. Ma chi? I loro compagni? Vabbè, comunque loro non li hanno visti morire nessuno, perché quello che è morto ufficialmente è stato solo il professore, però loro neanche l'hanno visto. Salim è scappato e Jason è stato portato via proprio all'inizio dell'assalto. Sono scesi proprio ormai in luoghi profondissimi. Però il fatto che mi stupisce, perché io questo lo considererei tipo se fosse un film gli ultimi 15 minuti. Però sappiamo che, come ci avete detto, dovrebbe durare altre 2 ore. Tua moglie. Ma ti sembra che sono io? È un commento un po' razzista che l'aveva fatto Strano come Jason. puoi conoscere qualcuno da anni e non conoscerlo davvero. Non sapevo che il capitano fosse sposato. Magari è una figlia, che ne Sicuramente sai? lo stronzo di prima. Non sono io. Non ce l'ha fatta. Meglio così. Uno stronzo in meno da liquidare. Poi ti stai allargando come al solito, Verrà il eh? giorno in cui rimpiangerai questo modo di pensare. Sicuramente. Non ho alcun rimpianto. Vabbè, però sto Salim, che vuole No, che dire? fa? Lo butta. Mandena, manco un euro, E dai. che c'entra? Comunque lo poteva riportare a qualcuno. No, perché? Che se ne importa? Vedrei pure se esce vivo lui. Tu mistero. Vai, Jason. A invece siamo pure alternati bene, perché adesso che sono rimasti solo loro due sono uno a testa. Infatti abbiamo scelto proprio un'ottima divisione. Ma chi l'ha costruito sto posto? Scusa, mica quei accadi. No, che no, Ma per che. forza, perché è sotto casa loro. Però mi sembra troppo moderno. Antico, però più moderno per gli accadi. I pazzuzzi Questo forse posto è pieno di costruiscono. sorprese. E questo cos'è? Quel pozzo delle anime di Hercules. Questo vortice verde. Allah! Che te ne pare? Però non so Non se hai ho notato visto anche nulla di tu simile. che le animazioni qualche volta vanno un po' in Mancava di un ritardo. ascensore. No, in realtà ho sotto le animazioni l'ho notato proprio nel senso ci deve essere qualche glitch, robe così che le fa proprio saltare, perché quando abbiamo rigiocato la scena, io non te l'ho detto, però ho sbagliato contro un pasuzzo, ma sono dovuto giocare 2 volte quella scena. Però che cosa è successo? Che quando loro stanno in quella fase di stallo che minacciano di spararsi a vicenda prima di entrare nell'area della lotta, loro non si vede, non si è vista la scena che entravano tutti. Si deve ritenere che mentre parlavano aprivano la porta, poi erano entrati e la porta si chiudeva. Sembrava che mancava un pezzo, tipo come se il professore era rimasto fuori. Invece quando poi l'ho fatto partire di nuovo, c'è stata una scena extra dove si è visto proprio il professore che è entrato piano piano e poi Nick ha chiuso la porta lentamente. Ed era saltata, cioè sarà qualche Sono bug. scesi. Considerate che questo gioco è basato molto su Non credo tante che scene siano scesi. incollate. Quindi magari qualche bug ne fa saltare un pezzettino e perdono Il palio sembra animazioni. integro.
Perché non parla? Non scenderemo là sotto. Gli archeologi non sono riemersi. Non so se questo è un bug che non parte la voce, a volte è più alta, più bassa, o se è fatto apposta per l'ambientazione. Tra noi e il mondo di sopra. Non è pazzo? Sei pazzo. Quasi certamente i vampiri vengono da là sotto. Vuoi davvero combatterli a casa loro? Quel che faccio da quando ho messo piede in questo paese. Attiva quell'ascensore. Come ti permetti? Oh, se questo ascensore ci porta su, allora ce ne fuggiamo. Non penso ci porta giù. Oh, non dobbiamo... Non so se continua anche in alto. Se vogliamo scendere, allora è una cosa un po' stupida, eh. Questa pensata di Jason. Per quanto bloccati così, non è che poi c'è tanto da fare. Oddio, un basuzzu! Scendono. Allora sono stupidi. Sono proprio stupidi, oh. Però è bello se oltre alla modalità del curatore ti fanno anche la modalità Pazuzzu, che tu controlli Pazuzzu. Un antico orrore si è risvegliato dal suo sonno e ha sete di sangue. Quante anime sono sprofondate nell'ombra? Una ritorna alla luce e l'altro scompare per sempre. Povero Eric. Ed è l'unico morto ufficialmente. Sì. Eric aveva già ingannato la morte lungo quell'autostrada e forse la morte ha saldato il conto con lui. Speriamo che nulla di sgradevole sia accaduto al sergente Kay. Chi sprofonda nell'abisso difficilmente torna in vita. Bene, Jason e Salim, nemici giurati che non riescono a seppellire l'ash, se non bene a fondo, in una schiena. Non vorrei sembrare un ospite scortese, ma devo avvisare che il tempo stringe. Io sarò qui a salutare i tuoi protetti quando arriveranno al traguardo. Oppure a seppellire i loro miseri resti. Va bene. Quindi vabbè, mancava pochissima fine dell'atto 2 ieri. Infatti, vabbè, però comunque c'era successo quel bug. Presenza duratura io e tu sei sempre topo di biblioteca. A chi tocca? Ah. Camp Slayer, 3 settimane prima. Ancora? Oh, Eric, che quante volte? Io sono così. Questa è la strada che ho scelto e sono stanca di dovermi giustificare. Sì, questa è la mia vita e decido io come voglio viverla. Ehi, cosa che hai detto? Stanno litigando, quindi, pesantemente. Sì, è un momento di merda. Ti lascio qui i fascicoli che hai chiesto. Non ora. Ho detto di no. Non volevo disturbare. Sì, come sapeva che bug d'audio, perché... È strano che le voci fanno così, in questo momento. Sembra che qui ognuno cerchi di fuggire da qualche cosa. Io di sicuro. Sei finito nel caos al checkpoint. Hai ucciso quella donna. Ecco, ora si è aggiustato. Sì. Ehi, con me. Puoi parlare. È che... Tutti pensano di sapere cosa provo. Ne sto uscendo. A modo mio. Sicuro. Hai già i tuoi problemi. E chiunque fosse sembrava davvero il capo degli stronzi. Ah, forse qua è come si sono conosciuti. Sì, sì, perché... No, vabbè, come si sono messi insieme. Comunque... Che ha detto che sono da 3 settimane. Ah, sì, sì. Queste 3 settimane prima. Oppure chiedi e ci penserò io. Okay. Ah, Nick! Siamo vivi, quindi.
da una parte sto flashback con lui o Rachel lo dovevano avere. Profondità 348 p. Vabbè, non siamo caduti tanto giù allora, eh? Pensavo che era un basuzzo quella statua. Ciao videogiocatore, benvenuto. Ciao. Come stai? Sì, sì, l'abbiamo fatti fuori live quei 40 minuti. Adesso abbiamo proprio iniziato da, diciamo, 5 minuti. Ieri eravamo arrivati alla fine dell'atto 2 e qui siamo all'atto 3. Anche lei è viva. Sì, ma sarà una super Pasuzzo adesso. Sì, sì, ha il DNA di Pasuzzo in lei. Anche se non è bianca come... Vabbè, forse è che quella era l'infezione che la faceva diventare bianca. Nick, non ci speravo più. Non ci speravo neanch'io. Ah, si sono ritrovati. Sono baciati? No, non è che... Questo sta sporco. Ah, sì. Yeah, Pasuzzo. Oh, il mostrino. Super Pasuzzo. O questo è il gluteo, penso. Penso di sì. Dio, è incazzatissimo! È pure velocissimo! Mio Dio, come corre questo? Oh, non pensavo che fosse così atletico. Più in forma di loro, che sono soldati addestrati. E si fermano. Ah, hanno raggiunto già la parte dove stanno Jason e Salim, eh? Oddio, che fai? Scappo! Scappo, scappo. E chiudo qua. Mezz'ora, ma non si chiude. Vai, imbizziamoci là dentro. Oh! Oh no, mi ha dato una mazzata. Oh, mi ha dato un calcio. Ah, non ti ha fatto scegliere. Vabbè, no, perché è ovvio che la salvava. Oh, vai. Ah, abbiamo... giù. Fatti il calcio di Sparta. Ah. Appunto, Condor. Ci stava tutto. Vabbè, si sa che è vivo, è caduto così basso. Beh, sì, ma poi non penso che muore così facilmente. Ci è mancato poco prima. Siamo vivi. Ad altri è andata peggio. L'importante è che tu stia bene. Non mi tocca. Dobbiamo parlare. E di cosa? Di noi. Beh, lei lo sa forse che è una succhiata. Se muoio stanotte, voglio morire sapendo se stiamo insieme. Sei arrivato quando ne avevo bisogno. E te ne sarò grata per sempre. Ma qualcosa è cambiato. Non mi serve nessuno per scacciare i miei demoni. È finita. Ah, oh, l'ha lasciato. Andiamo da qui. Non ci sono... dico nulla. Sono dei tagli come se lei dovrebbe scegliere, forse o per la modalità del curatore o perché visto che ormai è infetta non la controlli più. No. La mia relazione con Eric non era perfetta, ma avrei tante cose da dirgli, ma ormai è tardi. Scusa, allora che l'ha baciato a fare? E lui ha baciato lei. È vivo. Andiamo. Però se lei sa di essere infetta, che viene a fare? Devo permetterli in pericolo. Jason, struttura ignota, ore 2:21, profondità 3426, 7, 8, 9, 30, 31 piedi.
profondissimo, perché sono a 340 piedi, ora sono a 3400. Queste di merda in vita mia, ma questo li batte tutti. Sembra che non ci seguano. Vuoi che li aspettiamo oppure? Fa poco lo spiritoso. Andiamo. Ok. Esploriamo l'ignoto restando allerta. Ah, quindi qui c'erano gli esploratori. Leggi. Registro dei reperti 3, Vanni Huten. Apri. '29 novembre. Molti reperti confermano l'ipotesi che il tempio servisse da luogo sacrificale. Sappiamo che l'impero di Akkad fu piegato da un secolo di siccità, fenomeno che interessò anche l'antico regno in Egitto. L'assenza di piogge causò l'abbandono di numerose città mesopotamiche e spinse le tribù barbare dei Glutei a scendere dalle montagne, scontrandosi sovente con gli Accadi delle pianure. I ritrovamenti nel tempio si riconducono a un disperato tentativo di riconquistare il favore degli dei. Onis e Nero. Quello che abbiamo trovato. Le pietre di Onis simboleggiano la catastrofe e le energie negative, forse per la convinzione che i perfidi demoni Utgu vivessero sulla terra. Onis sono dei Utgu. La pietra forata mostra figure intense a pregare durante un'eclissi. In combinazione con l'Onis Nero ritrae un'eclissi che prelude la catastrofe. Ah, questo pure l'abbiamo trovato, quel reperto. Quello bucato. Quello bucato, sì. Ah, è vero, proprio all'inizio il codice era per guardare il sole. Possiamo salire? No. È sicuro tornare indietro? No, vabbè, non possiamo. Prosegui. Sta facendo tutto da solo. Non c'è altro, no? Cos'è? Forse ci sarà proprio la tana dei Pasuzzi. Il generatore di Pasuzzi. È un... Cos'è? Un bozzolo. Quelle creature. Ma io voglio capire qui. Questi come gli è venuto in mente di scendere qua sotto. Più che altro è che loro stanno già sottoterra, non è che sono entrati tipo in una montagna, tu dici magari usciamo. Cioè, può esserci un'uscita qui sotto, però è molto molto difficile. E sì, come forse i Pasuzzi nascono da sti cosi. Cosa? Un altro quaderno? Appartiene a Randall Foxon. Forse può dirci qualcosa di utile. Questo ha scritto proprio il titolo in copertina, cioè il nome suo. Ah. Ah, tutto strappato. Carso proprio il libro di questo. Butta. Andiamo. Che cos'è? Oh! Schifo è? Qualcuno. Buonasera zio Lucky, benvenuto, come stai? Questo? Cos'è? Orologio da taschino. Mary Hogson. Ah, la moglie del... dell'esploratore. Quella che si è trasformata e lo prende attraverso le sbarre. Non posso finire così. Ah, questo è un documento illeggibile. Una volta distrutto il tempio, io e mia moglie saremmo illeggibili. E devo almeno questo. Nel mio orologio custodisco il ritratto dell'America e desidero ricordare quel mostro illeggibile. Sapeva sin dall'inizio cosa c'era qui. Ci ha condotti da loro. Sembra Plankton con sottofondo la musica di Spider-Man. Sul corpo assassinato di Fanoiten. Si è voltata a fissarmi e non era più lei. La mia mano è scattata verso l'arma più vicina. Un picchetto di ferro. L'ho pugnalata con la punta di metallo, trapassandole il cuore. Alla sua morte. Ampie grida sono riecheggiate nelle profondità della terra, come in risposta al sangue che le scorgava dal petto. Quindi ha ucciso la moglie. Forse a differenza dei vampiri, il fatto del paletto di legno qui sarà di ferro, perché ha calcato il fatto della punta.
un posto proprio strano. Il Makanda. Già, vorrei saperlo. Ma perché parla pure lui la lingua di Salim? In realtà no, però l'ha risposto. Cioè, visto così, direi quasi essi basuzzi sotto i palieni. Ma quasi sta diventando una cosa fantascientifica. Dove diavolo siamo? Sembra irreale. Questo è un castigo. Dio ci vuole punire tutti per i peccati commessi. Zain è tutto quello che mi resta. Quando mia moglie se n'è andata, mi sono dedicato a lui per non fargli mancare mai. Ah, nulla. Quindi è morta la moglie. Vabbè, ha detto se n'è andata, no, non si sa. Però lui... Ah, sì, perché noi avevamo visto la foto che era tagliata, quindi. Ma questo è pure che l'ha abbandonato. Mio figlio è il mio orgoglio. Andrà a Londra, all'università. Se smettesse di rubare. Non lo dire. Ah no, questo mica è un poliziotto. Non ci pensare, dai, tanto mo muori. Hai la coscienza pulita, Jason? Questo posto. Torneranno qui. Qui volano liberi i basuzzi in questo posto. Vediamo. Ti vedo pensieroso. Stiamo lasciando che le cose accadano. Forse dovremmo prendere l'iniziativa e farle accadere. Che hai in mente? Entriamo là dentro e cerchiamo un modo di far male a loro. Vabbè, dai. Copro le spalle. Ehi. Qualunque cosa succeda, conta su di me. Resteremo uniti. Mai. L'unico modo. Anche se ha ucciso il povero Eric. Jason, struttura ignota. 302, 3544 piedi. Che schifo è? Che cos'è? Sono un po' tipo insetti questi basuzzi. Si fa abbastanza schifo. Oddio, c'è un basuzzo pietrificato. Ma per nascere forse. Non so le meccaniche quali sono. Se è morto, se sta appunto sta nascendo. Piccolo basuzzo. Pure può essere. Sì, può essere che è letargo. Stiamo vicini. Io penso sia da qui che vengono quei mostri. Ancora con questa storia, ovvio. Sono altri basuzzi, tipo in dei seggiolini, vedi? Che sono basuzzi? Sembra di sì. Ci sono dei basuzzini. Ma non è che sono statue queste? Sembra vivo.
No, però l'ha detto, sembra vivo. Beh, non loro si riferiscono a questo muschio, non le commentano le statue. Salim, vieni qui. E che ne pensi? Questo posto potrebbe essere sepolto qui da migliaia di anni. Queste non sono creature di Dio. No. Forse però stiamo sbagliando la prospettiva. Che vorresti dire? Forse siamo noi gli intrusi. Qua sì, sicuramente. Questa è casa Batuzzo. E so schifo. Salim, dai un'occhiata. Sembra musica. Dalle mie parti la musica è parecchio diversa. Ok, non una musica. Un linguaggio, forse. Hai visto quei figli di puttana? Non sembrano dei gran chiacchieroni. Non dobbiamo sottovalutarli. Magari tra loro fanno le migliori chiacchierate. Ne sono creature intelligenti. Vuoi sapere che cos'è? Salim, vieni a vedere. E adesso l'hanno notato, qui ce ne stanno già una decina fino a poco fa. È uno di quei cosi, ma più vecchio. Antico. Ah, quindi forse sono non tipo i nonni. E a te? Toccalo. No, e che? Che schifo. Toccalo tu, Fifone. No, 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 no. No, 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 non lo tocca. Ma che fragile sto. Grazie. Hai visto anche tu? Certo che ho visto, cazzo. Quella creatura è fossilizzata. Deve essere vecchia di milioni di anni. Ti è proprio sbriciolato. Beh, almeno si sa che non sono vivi, allora. Beh sì, già una qualcosa. Forse quando sono troppo vecchi vengono lì, si siedono su quella specie di seggiolino e aspettano la morte. Questo chi è? Il gluteo, tiene... No, no, questo è Batalul. Lui, sì. È lui, sì, però perché in metà è rimasto... È perché quel liquido l'ha fatto conservare, questa specie di miele. Porca merda. Guardalo. Guarda l'armatura. Sembra uscito dritto dalla Bibbia. Dio, è vivo. Hai visto? Credo sia vivo. Possibile. Qui dentro tutto è possibile. Porca puttana. Possibile sia ancora vivo col cranio aperto a metà. Il liquido deve aver preservato il corpo, il cervello. Che facciamo? Non possiamo lasciarlo così. Se ne frega, io lo conosco. Sei abituato. A fondo. Dico davvero. Oh no, no, lascia perdere. No, io non lo prendo, che scemenza. Il rumore attirerebbe i vampiri. Buttiamolo di sotto. Ah, lo vuole uccidere, ok. So se lo voleva portare. Ma potevano fargli qualche domanda. Beh, però non parlava. Oh no, si sono svegliato. Oddio, è nato un Pasuzzo. Sono svegliato di Pasuzzo. Dove è andato? Ah.
Arrivato. L'ha fatto subito però. Ah vabbè, tu dici proprio a prendere in mano proprio d'azione completamente. Dopo lì non sarebbe proprio più horror, diventerebbe proprio tutta un'altra cosa. Ma dove sei infilato, Salim? Ah, quelli sono arrivati fino a qua, sti esploratori. Merda, Nicky! Sei arrivato come la cazzo di cavalleria! Ti credevo morto. Non ancora. Dove sta Rachel? Ah, pure lei. Ah, eccola. No, vabbè, non si caga nessuno, vabbè. Bello rivederti, capo. Dammi la mano. Per fortuna sei qui. Questo posto.